io con la bella presenza non faccio il contratto per il prossimo anno. Il contratto per il prossimo anno lo faccio con le vittorie o le sconfitte. E siccome questa sera c'era la possibilità di fare una vittoria, purtroppo non ho avuto questa possibilità per farlo, non certo per responsabilità mia. Quindi ovviamente per chi vive di questo è importante anche vincere, perché comunque sia per il giocatore rimane la prestazione, per l'allenatore rimane vincere o perdere. E quindi quando tu hai anche dopo tre giocatori se vogliamo dire, Metreveli, comunque anche lui ha chiesto di andare via, quattro giocatori che hanno chiesto di andare via, ma la Ventura che era infortunato, ci poteva essere la possibilità comunque, per come è andata la partita, di giocartela e vincerla. Com'è che hai detto? Bella presenza. Grande grazie. Io con grande... come i miei ragazzi, con lo staff tutti, con grande dignità, continuiamo a essere qui e a metterci la faccia come sempre. E quindi faccio fatica anche a, sinceramente faccio fatica a trovare delle cose da dire, infatti non riesco neanche io a fare un'introduzione a questa partita, perché di cosa vogliamo parlare? Cioè, possiamo parlare di una partita dove l'unica voce dove noi siamo stati in negativo è stata i rimbalzi d'attacco. E credo che questo ci sia già la risposta a quello che voi mi potreste domandare. Abbiamo perso la partita lì, perché nelle percentuali di tiro siamo anche meglio dei nostri avversari, nella valutazione finale siamo meglio dei nostri avversari, lo eravamo già all'intervallo, abbiamo perso la partita per rimbalzi d'attacco. Sai, un po' come io dico a Traini quando subisce il primo rimbalzo d'attacco da Martinoni, poi faccio il time out e gli dico: ma se tu prendi contatto e spingi, magari quello ti spinge e quindi prendite il fallo. Siamo rientrati in campo e è successo quello, e cioè che Martinoni aveva Traini attaccato, ha spinto e l'arbitro ha chiamato fallo in attacco. Però siamo questi. Fin troppo bravi, miei ragazzi, fin troppo bravi. Io penso che come tutte le cose della vita, la prima cosa che devi avere è avere determinazione e carattere. Poi le qualità possono essere secondarie. Faccio un esempio per darvi un'idea. Ho avuto la fortuna di allenare Tonolli a Roma. Tonolli ha fatto 20 anni di Serie A. E lo dico con grande rispetto per il ragazzo e per la persona. Ha fatto 20 anni non certo perché era un giocatore di talento, ma un giocatore che aveva un'energia, un carattere, una determinazione spaventosa. Lo può fare chiunque, come nella vita. Tu puoi arrivare se hai carattere e determinazione, perché se hai solo il talento ma non sei determinato non vai da nessuna parte. Per questo con qualche giovane mi sono arrabbiato stasera. Perché? Perché se io non vedo l'energia, ma quante volte ti capiterà di poter andare in campo e giocarti una partita di Serie A? Non lo sai, è un grosso punto di domanda, no? Quindi il primo requisito che dovresti avere sarebbe quello della determinazione del carattere. Per quanto riguarda il discorso del confronto, non sto qui a parlarne perché non succede. No, ma anche perché ti dico che non è mai facile, anche per il mio collega, non è facile tenere la tensione alta sulla squadra che deve andare in campo e giocare contro la nostra squadra che è nelle condizioni com'è. Quindi noi abbiamo fatto l'interpretazione della partita che volevamo fare. Purtroppo se non hai giocatori dentro l'area che possano darti un minimo di aiuto per poter prendere qualche rimbalzo in più, sai, tanti rimbalzi sono significati seconde opportunità, terze opportunità, falli, tiri liberi, canestri, punti, occasioni perse per noi per prendere rimbalzo e andare in contropiede. Per quanto riguarda i giovani, visto che hai citato Testa, anche qui ci sarebbe un bel capitolo da aprire, un bel capitolo, perché oggi ci avremmo in questa situazione che sicuramente non abbiamo voluto noi lavoratori. Ci sarebbe stata l'occasione per poter cogliere al volo questa opportunità per dare uno spazio a Traballesi e Esposito, e dico loro due, perché erano gli unici due lo scorso anno aggregati con la Serie A e trapassati con la Serie A quest'anno.
Mi chiedo dall'altro anno a quest'anno quale progetto tecnico è stato fatto per questi ragazzi. Io posso dirmi a testa alta, con grande orgoglio, di avergli dato importanza e gratificazione, di averli considerati sempre e comunque dai primi allenamenti, tutelando i giovani e andando contro ai ragazzi della prima squadra, quelli della prima squadra, per aiutarli a crescere, lavorandoci, credendoci e via dicendo. Ma c'è, come tutte le cose, c'è da fare un percorso, c'è da fare un programma. Ma ripeto, potremmo star qui a parlarne giornate. No, c'è un dirigente, credo che ci sia rimasto un dirigente che è il team manager, che ognuno deve fare il suo lavoro. C'è il team manager, visto che non c'è nessuno della proprietà, mi sembra, io ero in panchina, ma mi sembra. C'è un team manager, potete chiedere a lui. Non è scortesia nei tuoi confronti. Mi sembra che queste siano delle considerazioni che andrebbero a minare l'integrità dello spogliatoio, mentre invece ci sarebbero a fare altre considerazioni che bisognerebbe avere la forza e le palle di fare. Bisognerebbe avere la forza, le palle e il carattere di fare. Io non vado a minare l'integrità del mio spogliatoio, i ragazzi sono splendidi e ho grande rispetto per Birkić. Perché? Perché non si è nascosto e si è dichiarato. Chi si dichiara e prende una posizione deve essere rispettato. Chi sta, che gioca con i piedi in due staffe, non può essere, perlomeno da parte mia, non è rispettato. Quindi ho grande rispetto di Birkić, perché ha preso una posizione e ci ha messo la faccia. Sabatino sicuramente è il giocatore più migliorato, se è accettabile l'italiano. L'italiano comunque, che ha fatto sicuramente più miglioramenti. Una grande applicazione, una grande volontà nel cercare di limare, di mettere a posto le cose che non faceva bene. Credo che possa fare ancora meglio, nel senso che può pulire molti errori che lui comunque sta facendo, che non è tanto lo sbagliare il canestro da libero. Lo sbagliare il canestro da libero non è un problema nella scelta giusta che si è fatto. Qualche palla persa, dove in un giocatore nel suo ruolo, che deve essere un giocatore che costruisce per sé o per la squadra, in questo lui sicuramente deve migliorare, perché in quei frangenti toglie energia a lui, energia alla squadra, fiducia a lui e fiducia alla squadra. È un ruolo il suo molto delicato, che balla tra il playmaker e la guardia, molte volte si trova a costruire lui il gioco e quindi deve assolutamente lavorare su questa cosa, applicarsi per migliorare, perché lo può fare, come ha dimostrato dall'inizio della stagione, come giustamente hai sottolineato te, che ha fatto dei grandi miglioramenti. Annunzio, già ho detto in più di un'occasione, che il prossimo contratto che farà, parla con il suo procuratore, una percentuale di quello che lui guadagnerà me la mandano, visto che gli ho dato la possibilità di poter fare questi miglioramenti. Poi io la dividerò col mio staff, ovviamente.